accenno a fatto, ho creato anche una web radio dove si fa tutte le liste per tutti. Voglio dire, dottoressa Santori, lei è invitata da questo momento, che la dottoressa Pagani, eventualmente faremo, come dire, una chiacchierata. Sì, sì, sì. Per cui, diciamo, questi sono i primi riferimenti. Allora, perché mettersi in gioco? Perché dopo 5 anni di studio, più di notte che di giorno, perché di giorno non c'avevo tempo, bisogna lavorare, c'avevo la famiglia, e l'autismo è uscito fuori da quello che è una percezione personale, è diventata, come dire, qualche cosa di numericamente terribile, al mondo, non se ne parla, però i numeri sono terrificanti, li vediamo, numeri ufficiali ovviamente. Allora, partiamo un po' dalla storia, molto velocemente, perché il tempo non ce n'è. Diciamo che Breuer ha iniziato a parlare di autismo, però non l'ha connotato né indipendente, ma lo ha messo nelle schizofrenie. E torniamo a questi due studiosi, due psichiatri, diciamo, austriaci, Leo Kager e Hans Asperger, infatti la sindrome di Asperger, che purtroppo non si lo hanno tolto dall'ultimo DSM-5. Questi sono i due uomini che hanno creato, diciamo, una connotazione sindromica a sé stante. E difatti Leo Kager ci parla di suo genere contatto affettivo con la realtà. Sono tutte delle diagnosi che si basano sull'osservazione clinica, cioè sull'osservazione del paziente. Questo purtroppo, forse non tutti lo sanno, è stato quello che ha influito maggiormente sulla psichiatria, diciamo, dagli anni 70 fino agli anni 90, perché secondo questa persona e tutto ciò che poi ha prodotto in termini di formazione, quindi anche di psichiatri, l'autismo e la causa dell'autismo era la madre. La madre frigorifero, quindi distaccata dal bambino, per cui per 30 anni hanno fatto terapie psichiatriche ai bambini e anche alla loro madre. Si chiama Bruno Bettelheim, che era un ebreo scappato dalla Germania e andato negli USA, dove laureato in filosofia ha iniziato ad insegnare psicologia. E ha creato le madri frigorifero. Uno strano, vedete, ciclo del destino è molto suicida. Per cui 30 anni ha formato psichiatri che ci hanno detto, che hanno detto alle madri, colpevolizzate le madri, per cui questo personaggio, diciamo, è stato uno dei massimi esperti per 20 anni di autismo, è andato, però non lo vedranno mai. Allora, fase celebre di Bruno Bettelheim, per tutta la mia vita ho lavorato con bambini che anche le cui vite sono state distrutte perché le madri li odiavano. Sua frase, non odiavano. Allora, vediamo un poco se avete gente. L'unico che si oppose a questa visione in quegli anni, come parlare di cause organiche dell'autismo, uno psicologo, e aveva una caratteristica fondamentale, questo qui, per andare in là, aveva un figlio autistico, per cui molto probabilmente se non avete il problema, forse non vi fate il problema, no, non si può dire. È iniziato Pietro Agnino, è stato prima a parlare di un caso organico. Questo è un regista che ha fatto un film sulle madri frigorifero, se non andate a vedere, anche se troppo in inglese, però diciamo che ha raccontato la storia di quelle madri. In questo libro della dottoressa Wolfs si cita perché non è, cioè hanno fatto psicoterapia a bambini e a madri di bambini, ma purtroppo storicamente in questo riguardo, in una comunicazione personale, Bernard Riemann ha comunicato a questa dottoressa Wolfs che un sacco di madri si sono suicidate, per cui da una teoria
che strampalata e si è arrivato al suicidio di mamma, che con l'esempio, perché ovviamente avendo poi tutto, potete pensare, una madre che ha tutto il peso e la responsabilità della società, che in due dice la colpa è tua, quindi mariti che si scaldano con le mogli, famiglie interne, tutti si sono suicidati. Ok. Allora, cos'è l'autismo? Ce lo dicono Frank e Mita, non io. È una sindrome comportamentale che ha un'eziologia, quindi una causa biologica. Ce lo dice il Ministero, questo. La triade è una compromissione del linguaggio, una problematica di interazione sociale, in cui c'è il classico l'autismo è definito come isolamento emotivo e relazionale, e si presenta anche stereotipie, movimenti ripetitivi, ossessivi e quant'altro. Questo è il DSM-4. Il DSM è l'improve dove i psichiatri descrivono tutte le patologie, diciamo, di natura psichiatrica, l'altro, siamo passati al DSM-4 all'ultimo DSM, ogni diciamo, questo credo che sia durato 7-8 anni, ma comunque siamo al DSM-5 che ha tolto la triade, adesso l'hanno riconosciuta il deficit comunicativo della comunicazione sociale, ma ed è scomparsa la sindrome di Asperger e la sindrome di Rett, sono scomparsi, non ci sono più. Allora, cosa succede? Questo è uno studio importantissimo, su JAMA, l'ho comprato 29 euro, lo sono scaricato, studiato. In questo studio si prendono 6.500 bambini, 5.576 bambini, che sono stati diagnosi come autistici, secondo quelli brune, l'altro, il DSM-4. Hanno preso questi bambini, li hanno portati nell'altro librone, che è il DSM-5, risultato il 20% di diagnosi scomparso. Magicamente non sono più autistici. Non lo dico io, ma i numeri, forse molto probabilmente, perché questi numeri stanno diventando un attimo, come dire, terrificanti. Questi sono gli ultimi dati ufficiali del CDC, il Center for Disease Control and Prevention dell'America, dei USA. Prendo questi sono riferimenti mondiali, perché gli USA stanno monitorando una rete di 15 stati, e questi 15 stati loro da 10 anni stanno monitorando il numero degli autisti. Per cui l'unico stato al mondo che fa questa cosa, purtroppo i dati sono semplificati. Siamo passati da 2000 a 1 a 150 al 2010, quindi 5 anni fa, il buio, in questi 5 anni fa abbiamo delle ricerche, poi dopo vedremo, al 2010 a 68, per cui tra un po' ci arriveremo. Ma un dato questo è nota del piano? No, dato 11 stati di monitoraggio, 11 stati degli USA, è un dato ufficiale che loro ci danno, al 2010 a 68. Questa è la dottoressa Senef. Mi scusi, noi siamo tra gli stati che vengono monitorati? Allora, su radioautismo.org c'è un interessante convegno registrato dove il professor Massimo Montinari, uno dei massimi esperti in Italia, è stato chiamato al Ministero come esperto di autismo per sfidare l'ultima linea guida che lui in quel convegno io ero presente, e non ha, quelle mie vite non sono state firmate dal dottor Montinari perché in disaccordo, e lui praticamente ha fatto questa domanda al Ministero per cercare un attimino di capire. La risposta del Ministero è stata negativa, non lo sappiamo. Le sue parole le può andare a vedere, a sentire, no, non deve vedere, deve vedere quello che è stato registrato, e quindi le ho risposto in questo senso, cioè al Ministero non si sa quanti autistici sono in Italia, è una cosa strana, in Italia
dati sono abbastanza, come dire, misteriosi. Questa serie che stavo dicendo, nelle sue conferenze, dice una cosa, un calcolo matematico. Se la prevalenza, cioè il numero di autistici, aumenta in questo modo, dal 2025 il mio bambino sarà autistico. Ci dobbiamo prendere. Non si sappiamo aumentare il 2025, vedremo anche, no? Poi dopo non so cosa ci dirà, cosa inventerà, questo non si sa. Però voglio dire una cosa, siccome questi numeri danno, sono diciamo verificati, con l'operazione che hanno fatto, vi ho detto prima che il 20% di autisti, cioè 20% di bambini non sono più autistici, non si sa cosa siano, ma comunque non sono più autistici. Per cui stanno pensando di limitare il numero in questo modo, in maniera matematica, cambiando diciamo le regole del numero. Per cui questi sono ancora i numeri, negli ultimi 20 anni è aumentato del 600%, cosa spaventosa. La medicina ufficiale ci dice che praticamente ciò è imputabile alla bravura dei medici e ai mezzi diagnostici che sono, come dire, maggiormente efficaci, per cui per loro è così. Il problema è che l'EPA, che è l'Agenzia Federale in America, che è chiusa, l'Agenzia Federale di Protezione Ambientale, lo dice chiaramente, dice che la media esponenziale dell'autismo non può essere causato da cambiamenti in criteri diagnostici, né per l'inclusione di casi minimi, oppure per l'aumento dell'età dei genitori, no? Che ultimamente, però diciamo che molte più famiglie hanno genitori con figli piccoli, però con un'età rilevante, per cui un 300%, diciamo che non è possibile spiegare in questo modo. Non lo dico io, lo dice l'Agenzia Federale Ambientale. Ancora numeri, il BIC, che è il National Research Information Center, ci dice che è aumentato al 600%. I migliori criteri diagnostici possono giustificare soltanto un terzo di questo aumento. Gli altri due terzi non si possono giustificare. Ancora i numeri, questo è quello che rispondere anche a lei. 2010 in America una stessa cosa, la statistica su 11 stati. 2011, questo è uno studio in Sud Corea, su 55.000 bambini, 166, però guardate qui, da 7 a 12 anni, quindi da 7, dall'anno a 6 anni, nel mezzo non ci sono. Considerando questo dato importante, considerando solo questi bambini, sono circa 7 12 anni, diciamo che la prevalenza è 1 a 37, quindi praticamente in Sud Corea su 55.000 bambini è 1 a 37. In questo studio c'è il massimo collettivale di meteorologici d'autismo, che è il Von Born, che lo trovate qui, per cui è una ricerca a supporto di una popolazione di 55.000 bambini abbastanza corposa. Questo è un altro documento, purtroppo non trovato, se qualcuno lo vuole lo posso girare, la pagina web sul sito della Casa Bianca, ufficiale, whitehouse.gov. Il presidente degli Stati Uniti, addirittura presidente Obama, in un discorso al NIC, che è il National Institute of Health, istituto nazionale della salute in America, ci parla delle tre emergenze sanitarie al 2009, questo in America. Il primo è il cancro, il secondo è sulle malattie cardiache e la cardiovascolare, al terzo posto con la patologia, ovviamente non poteva mancare l'autismo. Per cui guardate bene queste cose. In questo discorso c'è il video, c'è che ho trovato pochi giorni fa, esiste ancora, quindi conoscere il video non può andare a sentire. La pagina web non esiste. Ancora i numeri, vediamo, questo proprio per verificare, perché al 2000, 1 a 150, abbiamo visto nell'altra slide, ovviamente ci sono maggiori
4:1 è il rapporto maschio-femmina, ogni, a 2000 ogni giorno 67 bambini sono diagnosticati come autistici, un caso ogni 20 minuti, è terrificante, voglio dire, queste statistiche, quest'altra ancora più terrificante, che poi non si capisce come. Guardate qui, leucemia 1 a 25.000, spendono 300 milioni di dollari. Distrofia muscolare 1 a 20.000, 175, vabbè, 1 a 8.000, cioè, la patologia più grave, l'autismo, 1 a 150, spendono 15.000. Questo non lo so perché, ma non si capisce. Non si capisce il link che il National Institute con un bilancio di 29 milioni spende per l'autismo soltanto lo 0,3%. Quanto sono l'autismo? Ci sono varie definizioni, abbiamo visto le psicologiche, psicologiche, psichiatrica, poi diciamo su base lontana, allora parleremo dalle cause che possono essere praticamente tutte. Ci sono queste cause, però diciamo che realizzeremo alcune interventi qui, non la finiremo più. Allora, le cause non sono esattamente conosciute, World Journal of Gastroenterology, non sono genetiche, la causa genetica che diciamo rappresenta il 25%. L'environmento, cioè tutto ciò che è esterno, inquinamento, tossine, virus, batteri, droghe, vaccini, altro, rappresenta il 75% come cause. Qui ci sono delle slide dove viene assolutamente, cioè, come dire, vanificata quello che può essere la ricerca genetica, perché tutto ciò che vedete è tutto genetico, mutazioni di nuovo, cromosomi di varie cromosomiche, eccetera, 80-85% sconosciuta. Quindi, geneticamente significa che non riusciamo a stabilire se effettivamente c'è una causa genetica o meno. Questo sempre sulla genetica, come vedete, questo è un altro studio che non ha nulla a che fare con l'università della Florida, abbiamo visto che più o meno siamo lì. Più o meno siamo lì, per cui la causa genetica diciamo che sta prendendo un po', come dire, sta un po' scadendo, anche perché facciamo questa considerazione. Abbiamo visto i numeri che sono incredibilmente alti, se la causa fosse genetica, e dobbiamo stabilire il fatto che da pochi anni la razza umana scompare, perché se è genetica significa che il genoma umano ha dei problemi. Abbiamo dei problemi, si sta, come dire, depauperando, per cui abbiamo questa problematica seria, per cui diciamo che queste ricerche dimostrano che non è proprio così, anzi non è niente così, la causa genetica non c'è. Allora, questo è una review 2013 dei genetisti americani, mettendo dentro patologie come la sindrome di Rett, prima abbiamo parlato, cornea dell'angio, eccetera, sono delle patologie genetiche stabilite scientificamente che hanno una sintomatologia e sintomi similari all'autismo. L'autismo, questo è un autismo secondario, l'autismo primario è quando un bambino senza una causa evidente, qualsiasi natura, ha questo tipo di comportamento in cui viene diagnosticato come autismo. Sono due cose completamente differenti, cioè nel primo caso c'è una patologia genetica che provoca un comportamento autistico, nel secondo caso no. Per cui mettendo dentro un di tutto e abbonandosi anche una persona qui, un 10%, se lo abbonano, dice vabbè, un tanti di questo, ci siamo sbagliati, facendo una stima empirica, ci diamo la 15% e aggiungono il 63%. Per cui ancora abbonandosi questo 16% su base empirica raggiungiamo il 63%, che non è, come dire, molto bassa come volta. Si è parlato molto della
la consapevolezza dei fratelli, dei gemelli, c'è una forte ovviamente, avendo un patrimonio genetico uguale, e quindi essendo soggetti alle stesse cause c'è più possibilità di avere due gemelli autistici, ovviamente rispetto a due fratelli o due nipoti che hanno un patrimonio genetico insomma differente. Beh, anche questa ricerca del 2014, al di là delle similitudini di questo studio genetico, si trova, più avanti lo vedremo, si trova un 30% di diversità addirittura negli stessi gemelli, per cui ci sono c'è una variazione del 30% di gemelli monozigoti, cioè che hanno dentro lo stesso identico patrimonio genetico. Ecco qui, nel 30% dei casi esistono dei gemelli identici, però che sono diversi per l'SD, cioè nello spettro autistico. Nello studio si conclude una cosa che prima, diciamo, la dottoressa si è avvicinata a questa cosa, appunto, perché parlando di Monica Pagani, parlando di patologie croniche o meno secondarie a alterazioni del metabolismo secondarie a una cattiva alimentazione, si possono avere delle problematiche anche serie. Diciamo che questo studio si conclude, quindi studio su bambini, cioè su bambini, su gemelli monozigoti autistici, si conclude con questa affermazione che c'è una forte correlazione tra influenze genetiche e ambientali. Ovviamente la reazione dell'organismo ai vari xenobiotics ambientali e clinici può portare a delle alterazioni delle espressioni genetiche e quindi avere degli impatti anche dal punto di vista dell'autismo. La cosa che ci può dare speranza è la dottoressa Monica Pagani ne ha parlato, il fatto che mettendo, come dire, che le alterazioni fino a un certo punto, le alterazioni del metabolismo, ovviamente è un cambiamento epigenetico che può essere reversibile, cioè se mettiamo a posto l'alimentazione magari i globuli funzionano meglio e quindi non avremo tanti problemi. Ovviamente dobbiamo, c'è sempre un margine, una linea di confine per il quale l'organismo purtroppo può dare poi delle manifestazioni croniche che poi è difficile andare a recuperare. Allora, questa è la ventilazione. La dottoressa Ami Jasko, che è una, si occupa di studi di genomica in America, è un'esperta in questo settore, ci dice che le alterazioni della ventilazione, che è questo grosso calderone nel quale ci sono varie reazioni chimiche alterate purtroppo nell'autismo, ha diverse funzioni: detossificazione, immunomodulazione del sistema immunitario, riparazione del DNA, dell'ATP, quindi produzione di energia, del mood, cioè del comportamento, l'equilibrio del comportamento e del controllo della infiammazione. Allora, ecco qua, sempre lo studio del 2012 dove noi vediamo dal titolo ovviamente l'evidenza di danno ossidativo, infiammazione e basso glutatione nel cervello dei bambini autistici. C'è questa problematica abbastanza seria dove assistiamo ad una problematica relativa a questo passaggio dalla metionina fino al glucagone, cisteina e glucagone, per cui il glucagone che è una sostanza prodotta dal corpo che è deputata alla detossificazione. Ogni persona in questa stanza è soggetta a tossine, ogni organo è soggetto a tossine. La capacità di espellere le tossine significa salute. In questi bambini è colpito questo sistema, per cui noi avremo un accumulo di metalli pesanti, tossine e quant'altro che purtroppo è in direzione, si dirige verso una
uno stress ossidativo a livello cerebrale, che significa perdere dei neuroni, che significa, come dire, che questi bambini a un certo punto iniziano a peggiorare. Devo riallacciare in maniera prepotente la dottoressa Lagarde. Allora, queste sono tutte le caseine che sono in struttura similari alle morfine, ai morfinoidi, per cui questi componenti derivati del latte e quindi del grano hanno in questi bambini hanno una funzione di andare a spegnere, oltre ad avere uno stress ossidativo, un danno diciamo neurologico, c'è anche questa problematica che questi alimenti purtroppo in una situazione di infiammazione anche gastrointestinale vanno a sopire quello che sono le funzioni cerebrali. Adesso vediamo nel dettaglio altre cose. Allora, questo è un bello studio del professor Dett, che è un professore di farmacologia, che mette in relazione quello che è l'assorbimento di cisteina. Prima abbiamo visto cisteina, tutta la sequenza enzimatica per produrre i glucagoni. Diciamo che questo è il fattore principale per formare i glucagoni, quella sostanza che è detossificante. E vediamo che l'assorbimento, allora al primo posto, quello che istituisce l'assorbimento, al primo posto c'è la morfina, dopo dunque l'altro che peggiora di più la situazione è la BCM7, cioè la bovina beta casomorfina 7, che è nel latte di mucca. Questa proteina purtroppo va indirettamente a causare un danno ossidativo a questi bambini, non solo a bambini, perché abbiamo visto che il latte fa purtroppo male e quindi prova dei danni. L'altro parametro è la concentrazione, diciamo, di maggiore la concentrazione di questa seroproteina BCM7 e che cosa succede? Sempre la cisteina che scende giù e sempre il glucagone GSH, questo verde, che scende giù. Per cui questa proteina che è il latte di mucca ha questa problematica in questi bambini. Questo è uno studio sulla serie di una delle maggiori riviste scientifiche, dove praticamente è stato visto, prima non si riusciva a vedere perché le macchine che ci avevamo, diciamo, che ci avevano, perché non sono mie, non riuscivano a identificare questa seroproteina, adesso l'hanno individuata e hanno visto che i bambini, diciamo, normali, normodotati, i bambini autistici, c'è una purtroppo una grande disparità in questo senso, per cui c'è una problematica relativa diciamo a questo disordine molto probabilmente correlato all'autismo. Dico molto probabilmente perché nessuno studio voi troverete che la causa dell'autismo è questa, ovviamente, ma ci possono essere delle forti correlazioni. Addirittura troviamo degli anticorpi, quindi un'autoimmunità verso i folati che sembrerebbero essere, come si dice, a causa di una prima limitazione che fino a vedrei anche di vita, almeno ha nel latte, diciamo, la sua, purtroppo del latte vaccino, ha la sua, perché tutti i latti in polvere eccetera sono trovati di vaccino, che è molto diversa dal latte umano. Purtroppo devo dire, lo sappiamo tutti, che pochissimo ormai donne allattano al seno. Voi per una questione culturale, voi anche per una questione che non ci hanno provato, per cui i bambini si cibano di questi latti. Per cui in questo studio c'è scritto che, guarda caso, che ci sono dei miglioramenti facendo una dieta milk free senza latte. Cioè bambini autistici, ovviamente, in varie gravità, in varie. Allora, questa è una. Qua
vediamo la differenza tra quello che è il latte bovino e il latte umano. Allora, la prima differenza, diciamo quella più importante, che questa sieroproteina nel latte vaccino è 1,2, nel latte umano 2,5. La beta lattoglobulina che è un antigene e quindi scatena tutta la intolleranza. Quante mamme in questa sala hanno avuto intolleranze per i latti? Molto probabilmente per questo tipo di sieroproteina, che nel latte vaccino bovino è 3,3, nel latte umano 0, non esiste. Per cui il latte è un qualche cosa che diciamo importante, anche perché rappresenta diciamo la prima il primo alimento e quello che più a lungo sostiene il bambino. Queste sono le due seroproteine che abbiamo visto in l'alfa lattoalbumina è una seroproteina che va a difendere la flora batterica intestinale, antibatterica, protettiva per l'intestino. Questa qui che noi abbiamo visto, questa qui che abbiamo visto essere quasi il doppio nel latte umano. Questa qui è un potente antigene, quindi scatena tutta una serie di reazioni autoimmuni, quindi infiammazioni all'intestino, non c'è nel latte umano. Allora, per cui diciamo che il latte, questa è la storia. Mi devo chiamare sempre allo stesso Monica Pagano, è abbastanza interessante. Questa è la storia del grano. Il grano prima, il grano antico, quello che per millenni hanno coltivato, specialmente nel sud Italia, sono questi grani qui, Corazon, Cappelli, Verna, Frassinetti, Gentilosso, tutta storia fava, eccetera. Allora, che è successo? Nel 1974 un gruppo di agronomi e ricercatori dell'Enea, prima era Enea, ora Enea, hanno fatto cosa? Hanno combattuto il grano Cappelli, questa è tutta storia, non, a parte che ci sono gli articoli su tutti i link che se qualcuno vuole posso inviare, è successo, hanno combattuto con raggirando questo grano e loro poi l'hanno incrociato con il cimit, questo grano messicano, hanno creato il grano presso, noi italiani abbiamo creato il grano presso. E è quello da cui sono partite le sementi in tutto il mondo. Questo grano ha dei grossi vantaggi, quello di avere una produzione per ettaro 5 volte superiore e però avere una considerevole e alta percentuale di glutine. I grani antichi contenevano grassi, aminoacidi, vitamine, minerali e un percentuale scarsa di glutine. Ovviamente il glutine è una, come dite, quando ero bambino facevamo gli abituri con la colla con la farina, quello è il glutine, quella colla che si presenta nelle farine. Ovviamente più glutine c'è, cioè, e maggiore è la capacità di vanificazione, o maggiormente, quindi hanno creato questo grano. Quindi diciamo che in questo studio poi si consiglia di ridurre il consumo di grano perché le prossime generazioni possono essere suscettibili a intolleranze. Non vi dico questo per curiosità perché c'è una ragione. Vediamo un attimo, ecco qua. Quando l'intestino viene come dire, invaso da questo glutine, quando mangiamo questi panini, no? Dentro questa unica, questa consiste una colla, no, se prendi in mano si forma proprio una colla, cosa succede? Che va a scatenare, trigger, una proteina che si chiama zonulina. Questa zonulina cosa fa? Apre gli enterociti, gli spazi fra le cellule intestinali, per cui aprendo le maglie intestinali cosa succede? Che all'interno del torrente ematico vanno batteri, funghi, virus, formando proteine, il sistema immunitario le riconosce come non proprie, quindi le attacca e scatenando tutta una serie di reazioni autoimmuni, per cui permeabilità intestinale. Per cui al di là diciamo, dell'autismo, questa è una cosa da
sapere per la salute di tutti quanti. Allora, vediamo un attimo di fare una. Vabbè, questa è la sindrome della permeabilità intestinale, che abbiamo già visto prima, perché l'intestino ha la funzione di, per questo la dottoressa prima diceva che manco farlo apposta, l'80% del sistema immunitario intorno all'intestino è perché c'è la ragione, che si combatte una battaglia tra quello che deve entrare, quindi i nutrienti, e quello che deve rimanere fuori, cioè le tossine, quindi virus e batteri. Per cui diciamo ha questa funzione. Allora, tutto quello che vi ho detto è tutto falso, perché le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, pagina 65, dicono che non ci sono, come dire, prove sufficienti, questo mi viene da questo, attenzione, non ci sono prove sufficienti né prove medico scientifiche, quindi complicazioni, a dimostrare il fatto che il glutine e la caseina possono, le diete senza prive di glutine possono far bene a questi bambini. In verità abbiamo visto che fa bene a tutti, non solo a bambini. Per cui, anzi, addirittura si raccomanda di stare attenti, perché questi bambini potrebbero avere dei seri problemi, diciamo, di crescita, eccetera. Quindi bisogna stare attenti. Questo non lo dico io, quindi qui la assistenza. Questo dico. Ecco qua, questa è una relazione annuale con la della celiachia, che conoscete bene, che è intolleranza a glutine. In un anno, cioè dal 2011 al 2012, c'è un incremento di 12.000 certificati persone che hanno la celiachia, per cui molto probabilmente quello studio che abbiamo visto prima di stare attenti a lui ha un fondamento. Ecco qua, questo è quello che dicevo prima, la signora totalismo.org, c'è questa registrazione del convegno tenuto a Pagani in Gerusalemme, dove il dottor Montinari in maniera polemica vi spiega perché non ha firmato le linee guida. Non lo dico per non guastarvi la sorpresa. Questo è uno studio di Vargas del 2005, Vargas Timmerman Pacco, dove hanno visto che c'è una neuroinfiammazione. Questa magari prima ha parlato di infiammazione, diciamo, sistemica, in gran modo dell'intestino. Questa cosa in maniera cronica per anni porta a una neuroinfiammazione del cervello dei bambini autistici. Per cui abbiamo questa perdita neuronale e l'attivazione di macrofagi nel sistema cerebrale, che sono, si chiamano microglia, per cui c'è un attacco di questi del sistema immunitario, specificamente al cervello del cortile del cervello. Allora, infiammazione sistemica dell'autismo, c'è una citochina, cioè questa sostanza che provoca in maniera molto povera, lo dico, questa neuroinfiammazione a livello cerebrale, tra i miei bambini autistici ha un aumento del 232% rispetto ovviamente a quelli normali. Questi sono gli xenobionics, gli americani parlano di xenobionics, cioè di tutto ciò che non il nostro corpo non ha bisogno per funzionare, cioè droghe, pesticidi, sostanze chimiche, eccetera. Adesso cercheremo di un attimo di capire meglio. Acqua. Questo è uno studio, non è uno studio veramente. Ho fatto analizzare l'acqua all'orifette nel mio rubinetto di casa. Questa è l'acqua comprata, non vi dico ovviamente il nome. E cosa vediamo? Vediamo, io prima di fare queste analisi, allora questa analisi è stata fatta in maniera anonima, cioè campione numero 1, campione numero 2 è stata fatta all'estero. In questa analisi noi vediamo una cosa curiosa, che praticamente più o meno c'è uno stesso livello di mercurio. Il piombo, purtroppo, che bevo l'acqua del mio rubinetto, mi avvelenerò di piombo, però non mi avvelenerò di arsenico. L'acqua comprata contiene una percentuale doppia di arsenico, che è un
abbiamo questo problema. Per cui anche il discorso dell'acqua, dello smoothie, è un discorso, diciamo, importante, perché l'acqua non la consumiamo tutti i giorni, per cui tutto ciò che noi beviamo, assimiliamo, e se il nostro metabolismo è, diciamo, ha tra virgolette i muscoli, riesce a respirare fino a quando ovviamente c'è un limite per la patologia alcolica. Questa è una slide dove parliamo di mercurio, è la precipitazione dei meteori, cioè tutto ciò che si raccoglie sul terreno della Gran Bretagna in termini di mercurio. Si parla di tonnellate, 80.000 tonnellate per ettaro in determinate zone, tutte inquinanti. Vediamo un attimo, vabbè, questo è l'EPA che ci dice come avviene la contaminazione, che ovviamente alimentare, per cui acque, industrializzazione, precipitazione di mercurio, pesce, nelle zone dove mangiano molto pesce, i bambini, non solo i bambini, hanno un'alta intossicazione da mercurio, che è un neurotossico. Per cui i bambini autistici si è visto che c'è un'alta concentrazione di questo mercurio e che purtroppo provoca dei danni. Questo è Russell Breedhoff, e che ha scritto questo libro, il nonno di un bambino autistico, e purtroppo i medici si svegliano quando hanno un problema. Ha scritto, ormai sta facendo una battaglia sulle psicotossine e in primis un glutamato monosodico. Il glutamato monosodico si trova nelle patatine, nei tanti, comunque in tutto, è un esaltatore di disabilità, per cui questi bambini, insomma, gli diamo solo i bambini, ma gli diamo, diciamo, delle sostanze un po' poco diciamo, attendibili. Questo è uno studio dove c'è una delle alterazioni, diciamo, e parte del sistema nervoso centrale provoca l'obesità, no? L'obesità così tanto troppo in auge adesso, molto probabilmente perché è legata all'introduzione del glutammato monosodico, che ha un effetto tossico anche sul cervello, ancora danni cerebrali. Allora, molte volte voi trovate il glutammato monosodico sulle confezioni, però potete trovare anche la stessa cosa. Vediamo un velocemente, vediamo un attimo. Ecco qua, questo è un altro componente, voi trovate di prodotti light, non faccio i nomi, andate a vedere l'etichetta e troverete aspartame, che è un neurotossico ma anche un cancerogeno. Ecco qua, metalli pesanti, sono quelli essenziali, quelli che servono al nostro metabolismo, ferro, cobalto, cromo, eccetera. Metalli non essenziali, quelli che non servono e sono tossici, li trovate qui, alluminio, arsenico, ferro, cadmio, alluminio, nichel. Allora, ecco qua, la tossicità, però, diciamo, è molto facile sapere, perché diciamo che questi metalli entrano nel ciclo, come prima detto, del cadmio, eccetera, tutte le macine, perché pensate che il cadmio le macinano, come viene macinato, con delle macchine che hanno degli ingranaggi metallici fatti di carne, per cui questo carne ce lo troviamo sulla tavola, ovviamente anche nell'inquinamento delle acque del terreno. Tossicità dei metalli pesanti si accumulano nelle cellule, non vengono degradati ai sistemi cellulari, per cui sono particolarmente tossici. C'è anche un altro problema relativo ai metalli pesanti, l'alterazione, avvelenamento, c'è il disturbo della crescita del sistema nervoso. C'è anche un altro, eccoli qua, produzione di spese di detertivi ROS, che prima la dottoressa ci ha parlato, quindi di stress ossidativo, e hanno un altro grosso problema, che vanno a interferire con quelli che sono tutte le catene enzimatiche, per cui si vanno a sostituire a ai minerali che ci servono. Questo è il ciclo di Krebs, ovvero si chiama produzione di energia delle cellule. Ogni processo enzimatico ha dei cofattori, ovvero sia dei minerali che servono per realizzare questo processo. Negli inibitori che cosa troviamo? Arsenico, piombo, mercurio, per cui questi bambini autistici hanno questo grosso deficit di metilazione, non riuscendo ad espellere questi metalli, li troviamo nel loro metabolismo con ovvie ripercussioni dal punto di vista della funzionalità anche cerebrale. Allora,
Questi metalli ovviamente vengono, abbiamo visto dall'esterno, sono solo queste le esposizioni dei metalli pesanti, quindi tossici. O c'è altro. Allora, vediamo, c'è altro, si disusa, senza di si scompare il cementificio. Ci dice che grossa parte, diciamo, dei conservanti, dei vaccini è formata da metalli pesanti, alluminio, antibiotici, proteine dell'uovo, formaldeide, cancerogeno, glutamato monosodio e dimerosal e di mercurio, che è al 50% di mercurio, per cui ci troviamo questa cosa. Vediamo in avanti. Dal 2001 l'Agenzia Federale Americana, l'CDC, ha deciso di togliere, anche l'FDA, ha deciso di togliere il dimerosal dai vaccini, perché per misura precauzionale. Sopra c'è scritto che è safety, cioè è sicura, non ci sono problemi, però diciamo per una misura precauzionale, per far decrescere, diciamo, l'esposizione a questo metallo, hanno deciso di toglierlo dal vaccino, ovviamente, ma c'è il mercurio, ci sta l'alluminio, che è sempre un errore. Non fate i vaccini per la influenzale, quindi monodose non c'è il mercurio, c'è nella multidose, cioè quella confezione da 10, ci sono 25 microgrammi per 0,5 ml, di diciamo a vaccino. Questo sono tutte le informazioni, tutto ciò che è vaccino anti-influenzale ha un mercurio. La quantità dell'EPA, cioè dell'Agenzia Federale Americana, è di 0,1 microgrammi per litro. Questa qui è la scheda tecnica dell'influenza H1N1, quindi ufficiale Novartis. Nel vaccino 5 ml nella dose c'è il dimerosal, 25 microgrammi, in questo, questi non sono militari, sono dati del progetto di storia. Potete trovare questo sito dell'FDA, c'è questa cosa, e ovviamente sparano dentro un quantitativo mercurio che, secondo quel dato dell'EPA, diciamo di sicurezza, una persona dovrebbe pesare 250 kg. Ti faccio scusare il campanello? Vado avanti. Questo è il famoso Tripedia, che è un vaccino. Nel finito di studio, pagina 1, tra gli effetti collaterali, troverete tra le varie cose, SINS e autism. È l'unico a fare gli effetti collaterali, ovviamente altri. Questo è uno studio fatto su dei gruppi di scimmie, hanno fatto un gruppo esposto al dimerosal, eliminando, diciamo, la quantità di vaccini che ci potrebbero essere nell'infanzia, un altro con il mercurio, cioè il mercurio alimentare, un altro con l'esposizione. Hanno visto che del gruppo del mercurio, cioè quello che mettono i vaccini, c'è una maggiore velocità di esposizione. Questo l'hanno visto, però nel gruppo, diciamo, del mercurio, hanno visto che la concentrazione di dimerosal, cioè di mercurio inorganico, che resta nel cervello circa un anno, hanno calcolato, questa cosa è effettivamente vista nei riportati dei bambini autistici, visto che questo è un articolo di PubMed, è tutto documentato. Vediamo un attimo. Allora, facciamo un po' di cose molto veloci. Sì, allora, questo vi voglio far vedere soltanto questa cosa molto, diciamo, così molto. Questa di Calvi, questo è un famosissimo video dove spiego, allora guardate un attimo, vedete che cresce, il fondo che cresce, a un certo punto sparano nel mercurio, questo esperimento,
Guardate un po' che succede. Ecco qua che succede. C'è una neofibrilla che viene derivata dalla propria struttura, per cui è questo quello che succede nei cervelli. I neuroni a disposizione. Vi lasscio poi spiega perché, come questa è la più grande dimostrazione da vedere nella storia dell'umanità. Ve la lascio, questo è la trovate su YouTube, basta girare su YouTube Minamata mercoledì troverete questo video dove l'industria giapponese ha riversato nelle acque di una baia di pescatori lo sverso dei suoi materiali scarpe, sono impazziti tutti, persone indemoniate, animali, eccetera. Alluminio anche un neurotossico, un po' che sistemi intossicanti, lo troverete dappertutto, pecore, eccetera. Ancora, e quasi tutti i vaccini, va bene, quindi è un neurotossico. In questo studio la prescrizione è quello di fare velocemente una valutazione per gli effetti avversi nella popolazione pediatrica e ce n'è un bisogno urgente di valutare questa cosa. Questo è il giornale dell'Alzheimer Disease, dove praticamente viene illustrato cosa succede nel cervello e molto probabilmente un accumulo di alluminio nel cervello di queste persone. Definizione di autismo, vediamo un attimo. L'autismo può essere definito. La legge ufficiale della sindrome europea è quasi teologica sconosciuta. Ringraziamo i milioni di euro e di dollari spesi. Sappiamo un poco o nulla di questa cosa. Vediamo un po'. Definizione di autismo, vediamo bene a esce fuori, per me non solo per me, l'autismo è una cefalopatia multisistemica, multifattoriale, quali sono i sistemi biologici colpiti molto velocemente, gastrointestinale, del secondo cervello, perché l'autismo c'è l'autismo nell'intestino, e secondo la ventilazione, microcondurbatia, intossicazione, alterazione del sistema immunitario, iperfezione cerebrale, senso questo andiamo diciamo questo è interessante per farvi capire queste cose. Lo strano caso del morbido, parliamo di sistema immunitario, il professor Singh nel 2001 ha preso 125 bambini autistici e 90 evoluti di gruppo di controllo, ha trovato una risposta immunitaria molto forte agli anticorpi contenuti nel MR, morbillo parotite e rosolia, quindi la trivalente, e il 60% di questi bambini ha visto un enorme aumento di anticorpi, è andato a vedere la proteina praticamente colpita, l'ha identificato, questo peso molecolare, ogni proteina ha un peso molecolare. Questo peso molecolare rappresenta la proteina del virus del morbillo e, udite udite, nel 90% di quei bambini che avevano un tasso di anticorpi superiori all'MMR ha trovato una fortissima correlazione con anticorpi, quindi una reazione autoimmune contro la proteina basica della mielina. È interessante questa cosa. Funziona, no? Funzionano molto bene, è la stessa cosa che questo professore Singh l'ha riproposta nel 2009. Vi voglio far vedere un MM, perché io ho tentato, questa è il NAI, vado avanti. Devo fare quella cattiva, noiosa? No, solo questo, poi finisco perché c'è tutto, ecco qua, questo è l'MVP. No, ma la cosa che vorrei farvi vedere. No, è interessante, eccola qui, questa è l'email che ho scritto a Silvio, il professore. E ho scritto, dottor Silvio, vorrei fare questo test a mia figlia. E poi ti dico, vabbè, perché non lo fai in Italia? Perché in Italia, tutto questo riferimento neurologico lanciato alla Santa Fe di Milano, ha detto, ma che cos'è? Quindi non è stato possibile fare nemmeno all'estero. Il dottor Silvio, il professor Silvio, mi ha detto che in questo momento io sto andando via dall'università, se lo vuoi fare, manda i campioni alla tua salute.
universitario americano, un artista che andava in Arabia Saudita a fare un test, e ha detto sì, ma non ha mai successo. Volevo soltanto, diciamo, vado avanti, questo è il test che si vede, vediamo un po', vado un po' avanti, volevo soltanto parlare di un attimo di le cose, così terminiamo, no? Volevo andare avanti e farvi vedere. No, è detto. Questa è una cosa che purtroppo dobbiamo dire, la percezione della sindrome autistica della realtà è qualche cosa che l'autistico artista, l'autistico scienziato, l'autistico eccessa, purtroppo proprio non è così. Voglio andare molto avanti, voglio farvi un attimo riflettere su alcune cose. Ecco, vediamo, parliamo di cose complesse. Giuro che finisco. 5 minuti. No, perché questo è il caso mio, che è mia figlia, ovviamente. Nata sana, senza nessun tipo di problema. Vado avanti, molto avanti, perché voglio spiegare un attimo delle cose, e, come dire, migliorando quelli che possono essere i parametri biologici del lavoro, è possibile, come dire, questa è tutta la preoccupazione che c'è all'epoca, vi voglio far sentire una cosa, ecco qua, dunque, vabbè, questa è la dieta e quali sono i miglioramenti che è possibile fare con la dieta. Volevo passare un attimo a quelli che possono essere i grafici, come questo è il programma vaccinale, tutto fatto, vediamo un attimo, vabbè, questi sono i segni clinici dell'autismo che penso che siano di ormai un minimo pubblico. Devo ringraziare questa madre perché stavo andando alla stella Mai, sono andato, non avevo idea che esistesse un'altra strada o altre strade che potessero contemplare la causa genetica. Ecco qui, questi sono i primi tasti, questa è la guanosina di ossidato, che è un test che potete fare, diciamo, non in tutti i laboratori, ma a livello ospedaliero, cioè dovrebbero farla. È un indice di stress ossidativo cerebrale. 2012, questo è 24, adesso, diciamo, l'anno scorso è 4.1, è notevolmente diminuita grazie alle diete, a tutto ciò che può essere, diciamo, la nutrigenomica. Questi sono i metalli del sangue di mia figlia, a distanza, quindi vedete poco, qui si vede meglio. A distanza, non è sta, queste sono le urine, a distanza di, vediamo, 2011-2015, questi sono arrivati il 12 giugno, vedete un attimo, piombo, mercurio, alluminio, stagno, assegno, guardate l'assetico e vi renderete conto che questi bambini hanno questo tipo di problemi. Mi scusi, questo test l'ha fatto in una struttura ospedaliera o in un laboratorio? Questo vi può dare una risposta, lo sta pagando, questo è uno studio che non degli esami che faccio adesso. Ho cercato di evitare, però a livello, diciamo, di esami tossicologici, fili e sangue, purtroppo ho difficoltà, sinceramente non sono riuscito a farli. Questi metalli pesanti del sangue, alluminio, piombo, mercurio, adesso in netta diminuzione. Prima si, non so chi ha visto anche l'altra, la teoria è una sigla abbastanza seria e deve essere fatta innanzitutto da medici competenti. Serve per dosificare l'organismo.